Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Pavia 1 TV. Io sono Fabio Sammirago, fotografo professionista, e oggi ho l'onore di darvi il benvenuto in questa nuova puntata di Fotografando per Passione. Di nuovo buona domenica a tutti. Oggi volevo commentare ancora insieme a voi le immagini legate alle principali notizie di questa settimana. Notizie belle, notizie brutte, c'è un po' di tutto, ma prima volevo partire con un'immagine, con cui normalmente inizio i miei corsi di fotografia. Perché quando faccio i corsi di fotografia, soprattutto all'inizio, si prova a spiegare agli studenti come si legge un'immagine e quanto sia importante il contesto per capirla. E spesso utilizzo proprio questa foto, per aiutarmi e per spiegare in maniera molto chiara, il significato, e l'importanza del contesto all'interno di un'immagine. C'è questa fotografia di John Steinmeier che si intitola Signal ed è una foto che ha vinto il WordPress Photo, se non mi ricordo male, nel 2013. Quindi è una foto famosissima, una foto che ha avuto un risalto internazionale come una delle fotografie migliori dal punto di vista del fotogiornalismo, ma è un'immagine che per essere capita bisogna di capire il contesto. Okay? Tutte le volte che faccio lezione, la domanda che faccio agli studenti è cosa rappresenta questa immagine? Okay? E questa domenica lo chiedo a voi, poi torneremo alla fine della carrellata. Guardatela un attimo, guardiamola un attimo insieme, no? Ci sono queste persone così al chiaro di luna, sembrerebbero al mare, così, no? Questa serie di persone di notte al chiaro di luna. Secondo voi, ecco, iniziate a pensare cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe essere successo in questa situazione. Poi alla fine della puntata vi racconterò la storia dietro l'immagine. Allora, iniziamo invece con le immagini legate alle news di questa settimana. Iniziamo con un'immagine molto bella. Non so il fotografo dell'agenzia Reuters, non era accreditato il fotografo. È uno scatto dalla protesta, perché in Myanmar questa settimana c'è stato un colpo di Stato e nella capitale ci sono state le proteste. Questa è un'immagine tratta dalla protesta, scattata durante la protesta, e insomma, c'è questo ragazzo credo che sia un tetto di un autobus con delle bacchette in mano, e mi piace molto per come è composta, per come è illuminata, c'è una luce di taglio che arriva da dietro, noi lo vediamo anche la fonte luminosa, vediamo questo lampione e la luce del lampione che lambisce leggermente il volto di questo ragazzo. Mi piace anche il piede alzato che mi dà anche un po' di idea che non sia in equilibrio perfetto, e mi piace moltissimo anche la diagonale che parte dall'angolo in alto a destra e scende arrivando fino al palo della luce, il palo della luce che è sul terzo, il ragazzo sull'altro terzo. Un'immagine che è composta molto molto bene, alla fine forma quasi una spirale che porta al ragazzo, che poi oltretutto con la maglia a strisce gialle attira veramente molto l'attenzione. Quindi questa è l'immagine di apertura di oggi. Proseguiamo con un'immagine invece, diciamo, meno di una situazione sicuramente meno complicata. È una foto di Jason Zenes e raffigura l'ultima nevicata a New York. Mi piace, perché sembra una scena un attimino sospesa nel tempo, cioè questo Drugs Cosmetics sull'angolo, no? Sembra un'insegna che arriva da qualche anno fa, e tutto questo bianco, tutto immerso in questa scena tutta molto ovattata. L'uomo che sta spalando è al centro in basso, quindi comunque l'attenzione si concentra su di lui, le fughe prospettiche più o meno si concentrano su di lui, ed è un'immagine molto semplice, ma al tempo stesso secondo me molto potente per raccontare quello che sta succedendo, quello che è successo questa settimana a New York. Altra
immagine, non sapevo, non avevo sentito la notizia finché non ho visto la foto. In Australia c'è stato un incendio vicino a Perth, e questi bambini, in questa situazione che in realtà è molto allegra, sono stati sfollati, sono in un campo per dar modo, insomma, di far spegnere l'incendio, comunque di poter ritornare alle loro vite. E qua in questo campo c'è un piccolo parchetto giochi, e mi piaceva innanzitutto per questo contrasto fra la luce gialla, che probabilmente è anche dovuta al fatto che ci fumo nella zona, tutto questo giallo, questo blu, e questi bambini che giocano in maniera molto spontanea in una situazione che nella realtà, conoscendo il contesto, è sicuramente più complicata di quello che può sembrare. Mi piace il movimento dell'altalena, insomma ci sono tante cose molto dinamiche in questa immagine, e molto colorate, che attirano sicuramente l'attenzione. Arriviamo alla quarta immagine. È un'immagine molto poetica dal mio punto di vista, è buissima, mi rendo conto che probabilmente condivisa perde molto. La foto è di Valérie Ash, è stata scattata in Francia ed è una coppia che sta guardando verso il Mediterraneo. È una coppia in spiaggia che guarda verso il Mediterraneo, e in questa giornata che deve essere stata particolarmente difficile dal punto di vista del meteo, perché insomma il cielo è particolarmente minaccioso e carico, però c'è questo colpo di luce, probabilmente gli ultimi raggi solari che si affacciano e creano, no, un messaggio molto molto bello, che poi ognuno di noi può interpretare a suo modo. Anzi, magari se vi ha colpito, se vi trasmette qualche sensazione particolare, fatemelo sapere nei commenti. E mi ha colpito davvero, comunque è fatta davvero di pochissimi elementi, è quasi tutta buia, e c'è giusto questo colpo di luce su cui si intravede la silhouette di queste due persone. E però qua è un discorso che faccio anche durante i corsi di fotografia, quando si parla della composizione, quello che si chiama utilizzare lo spazio negativo, cioè avere un'immagine ampissima in cui però non c'è nulla. Okay, nel 90% di queste immagini non c'è niente, quindi nonostante tutto la mia attenzione va comunque, non devo per forza rendere super protagonista a livello di superficie occupata dell'immagine dal mio soggetto, ma se utilizzo questa tecnica, questo artificio compositivo di avere uno spazio ampissimo non occupato da nulla, dall'altra parte mi ritrovo con l'attenzione completamente sul mio soggetto. Questa è una foto di speranza, in un certo senso, è una foto scattata a Milano da Luca Bruno, e questo scatto rappresenta l'Hangar Pirelli, alla Bicocca, l'Hangar Bicocca a Milano, che è un museo di arte contemporanea, che è stato riaperto finalmente questa settimana, e quindi volevo condividere questa cosa, perché comunque il fatto che si riaprano musei, gallerie d'arte è sicuramente un segnale positivo ed è un segnale di speranza dal mio punto di vista. Arriviamo alla sesta immagine della giornata, anche questa come composizione molto bella, molto semplice, ma ci sono tutti gli elementi per riuscire più o meno in un certo senso a raccontare, a raccogliere il racconto, a capire cosa sta succedendo. Questo è un ragazzo seduto sul tetto di un furgoncino, come potete vedere, carico di, credo che siano arance o comunque di agrumi, fermo a un controllo di polizia. È un passaggio sulla striscia di Gaza, questi sono ragazzi che arrivano dalla Palestina, che devono entrare in Israele o viceversa, e quindi devono passare questi controlli giornalmente. Mi piace perché la composizione mi lascia intravedere quello che succede, perché nella parte in basso ci sono delle strisce con scritto police, che mi danno l'idea del contesto dove sta succedendo questa cosa. Vedo anche delle case sullo sfondo che non sono magari delle case bellissime, mi danno ancora altre informazioni su quello che sta succedendo. Il ragazzo è perfettamente centrale ed è una composizione molto molto pulita, perché a parte le scritte police non ci sono altre scritte in giro, quindi la mia attenzione va completamente sul ragazzo e viene assorbita, diciamo, dalla scena in modo quasi impeccabile. Andiamo a un altro scatto, questo è uno scatto molto particolare. Innanzitutto, vabbè, mi piace per come è composto,
e mi piace anche per quello che racconta. Siamo in Brasile, la foto è di Bruno Kelly. Bruno Kelly che racconta in questo scatto un team di medici e infermieri che, attraversando il Brasile sul fiume, arriverai nei villaggi a fare le vaccinazioni. Okay? Quindi questa è una foto comunque di speranza, perché insomma si vuole andare avanti, si prosegue nella lotta contro il Covid e no, ci sono situazioni nel mondo molto diverse magari rispetto a quelle che viviamo noi, e in questo caso per portare le vaccinazioni bisogna muoversi sui fiumi, bisogna muoversi in maniera diversa e alternativa, e mi piaceva davvero molto anche questa composizione, che sfruttando sia le linee della barca sia le linee della fuga prospettica del fiume mi concentra molto l'attenzione comunque su quello che succede qua in primo piano. Questa è un'immagine molto forte dal mio punto di vista, perché il gesto con le mani di questo, che credo che non sia un poliziotto ma credo che sia una guardia giurata tipo, mi fa capire comunque, no, che sta cercando di tenere alla larga i giornalisti. È una foto scattata a Wuhan, il fotografo si chiama Ng Han, oddio non ho idea in realtà se la pronuncia del mio cinese sia così perfetta, però questo fotografo racconta quindi questo momento in cui vengono tenuti alla larga dall'istituto di virologia di Wuhan i giornalisti, nel momento in cui arrivano e si vedono, probabilmente sono quelli che si vedono sullo sfondo, la delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrà fare le sue indagini su quello che è successo a Wuhan più o meno un anno fa. Altra immagine legata al Covid, purtroppo ce ne sono sempre tantissime legate al Covid, questa è bellissima per questa ripetizione continua di questo pattern, no? di numeri, di colori, di letti, di cose. È una foto estremamente grafica. Al primo colpo d'occhio non ho neanche capito davvero cosa fosse, però mi aveva già stregato come immagine, perché questa ripetizione mi ha colpito tantissimo. Ed è il palazzetto del ghiaccio a Mosca, che è stato trasformato in un ospedale Covid. È un centro dove poi fanno anche le vaccinazioni, quindi qua si vedono tutte le stanze. È davvero particolarissima come immagine il fatto che comunque il fotografo abbia tagliato fuori tutto e ripreso solo questa ripetizione di numeri, di letti e di situazioni in un certo senso tutte una uguale all'altra. Mi è piaciuta molto. E adesso arriviamo all'ultima foto, che è una foto diciamo molto più simpatica e anche molto più leggera delle altre. Questa settimana c'è una tradizione in America che è stata portata all'attenzione a livello internazionale da un film che si chiama Ricomincia da capo, che è il giorno della marmotta, che è inizio febbraio, ed è un giorno in cui in Pennsylvania, in questo paesino, tirano fuori metaforicamente dalla tana una marmotta e vedono, no, la marmotta dirà se ha visto la sua ombra o meno, e se ha visto l'ombra o meno l'inverno sarà più o meno lungo. Per cui quando vede l'ombra, quindi quando ci sono giornate belle di sole, tendenzialmente l'inverno sarà ancora più lungo del previsto. E quest'anno, da quello che ho capito, la vista, quindi in teoria dovrebbe essere un inverno leggermente più lungo del normale, almeno in Pennsylvania. E niente, volevo finire questa immagine che è molto particolare, in realtà è un'immagine molto simpatica, però vedo anche, ed è interessante, no, i graffi sulla mano del signore che tiene in mano la marmotta. Però è bella tutta la situazione, è composta comunque molto bene, con la marmotta in primo piano, il signore dietro sfocato, comunque tutta ben illuminata, è comunque nella sua semplicità, nella sua simpatia, un'immagine comunque molto ben fatta, e comunque vabbè, era simpatica e volevo condividerla con voi. Torniamo alla prima foto di cui vi volevo raccontare il contesto. Allora, questa foto si intitola Signal ed è secondo me davvero fondamentale, perché nel momento in cui si conosce il contesto di questa immagine si capisce il significato, e almeno non solo io, in realtà anche gli studenti quando ne parlo rimangono colpiti da questo scatto, perché all'inizio uno pensa che queste persone, non so, stiano fotografando la luna, no? Che siano sulla spiaggia a fare qualcosa di divertente. In realtà
sono un gruppo di migranti che arrivano, se non mi ricordo male, da Gibuti e arrivano sulla costa somala. E vado a memoria, in quel punto loro riescono ancora a cogliere col loro cellulare il segnale della nazione da cui sono partiti, quindi il segnale cellulare della loro, di casa loro, per poter avvisare le famiglie di essere arrivati sulla costa sani e salvi, senza spendere un rene, ok? Quindi e riuscendo comunque con il loro cellulare, senza dover cambiare scheda, senza dover fare delle cose strane, in quel punto lì si raggiunge ancora il segnale, quindi è una foto molto potente nel momento in cui si capisce che questi non stanno fotografando la Luna, non sono in una situazione divertente, ma sono arrivati sani e salvi dopo una traversata notturna e trovano un modo, cercano un modo per dire a casa siamo vivi, stiamo bene, ok? Questa è un'immagine davvero molto molto particolare ed è un'immagine molto molto potente dal mio punto di vista. Vabbè, tanto è vero che ha vinto il World Press Photo nel 2013. Fatemi sapere voi cosa pensavate rappresentasse, no? cosa fosse questa scena, perché mi interessa davvero sapere, e se vi ha colpito, ma anche se vi hanno colpito le altre immagini o se avete delle immagini particolari magari da segnalare che possiamo condividere con gli altri ascoltatori la prossima settimana, lasciatela magari nei commenti o scrivetemela via email. La mia email è fabio@salmoirago.it, così prossima settimana possiamo condividerla e possiamo vederle tutti insieme. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo domenica prossima con una nuova puntata di Fotografando per Passione. Buona domenica!